Buongiorno, come sempre eccoci qui a questo appuntamento del sabato mattina che non l'ha deciso nessuno, l'ho deciso io e mi fa piacere se qualcuno lo guarda come sempre. E sembrerebbe che venga guardato. L'ultima settimana mi sono stupito anch'io, abbiamo superato circa 7.000 visualizzazioni, il che è molto interessante. Ma partiamo stavolta subito dal calcio. Domani noi giocheremo ad Anzio, ma la cosa simpatica e paradossale è che non ci sarà pubblico, poiché sarà una partita a porte chiuse. E questo non aiuta certamente né il calcio, né il buon senso, né riusciamo a comprendere come mai pochi facinorosi possano determinare il destino degli eventi calcistici. E poi la cosa veramente divertente, questo famoso bu che si è fatto a scuola o anche in parrocchia, un ironico divertimento reciproco, negli stadi diventa un fatto penale. Sono quelle stranezze della vita che però possiamo comprendere. Ma volevo partire da un articolo che mi è capitato per caso stamattina davanti agli occhi. C'è scritto qui: suicida a scuola a 13 anni. Penso che lo stiate inquadrando, è proprio di stamattina, e voi dite che c'entra con il calcio? Effettivamente non c'entra niente, però c'entrano quei 13 anni. Cosa si cerca di fare con l'aspetto sociale del calcio? Cosa si dovrebbe cercare di fare? Dare ai bambini, ai ragazzi che crescono, una visione positiva dell'esistenza, e quindi significherebbe mettere i bambini nella condizione di avere una crescita certamente agonistica ma non violenta, una crescita morale, il senso della disciplina, l'educazione, il rispetto, tutte quelle cose che purtroppo invece condiscono, sono il condimento su molti campi di calcio, anche su molte realtà dove i bambini cominciano a sgambettare. E viene tristezza, non si può negare. Come può un bambino di 13 anni, che ha lasciato anche un testamento che non ho avuto tempo di leggere, suicidarsi? Forse è frutto di questa strana epoca in cui esistono delle realtà tecnologiche, forse estremamente invasive, rispetto a una psiche così delicata come quella dei bambini. Forse perché sui TG le notizie tremende vengono abbinate alle notizie felici, tra virgolette. Se 2000 anni fa qualcuno avesse detto al TG a Nazareth è nato Gesù, sarebbero andati tutti plaudenti ad accogliere quello che viene definito il figlio di Dio. Nel telegiornale di oggi, se arrivasse la notizia a Frosinone è nato Gesù, ma subito dopo Trump, non so mai se si dica Trump o Trump, comunque sto parlando del presidente dell'America, sta cucendo una guerra virtuale per ora con la Corea. Subito dopo la notizia che è nato Gesù, subito dopo della destabilizzazione dell'assetto politico, della strage degli innocenti, della Juventus che ha vinto l'ennesimo scudetto, del grande campione che è stato scoperto che si dopava, voglio dire tutta quell'infinità di notizie, tante, troppe, che alla fine confondono l'unica notizia importante, cioè della nascita di un uomo così importante. Sembra un ragionamento forse un po' troppo buonista, retro, retorico, ma io credo invece che la vita ormai sia condita di cose così evidenti, negative, che proprio per loro evidenza si celano. E la morte di un bambino di 13 anni, che potrebbe essere uno dei nostri o vostri bambini della scuola calcio, come ha potuto commettere un atto di questo tipo? Quindi vedete, come sempre,
nell'angolino piccolo del presidente il suo silenzio, si confondono le realtà del calcio, si uniscono, si intrecciano con quella che è la realtà sociale dell'esistenza. Io personalmente non riesco mai a scindere il calcio dall'aspetto sociale, psicologico, etico, educativo. È una battaglia, e come tutte le battaglie non si sa chi vince o chi perde, ma già dire vince e perde ripropone ancora il solito gioco sulla lavagna, buoni e cattivi, il bastone e la carota. Forse anche il bastone e la carota avevano un senso 50 anni fa, oggi forse il bastone e la carota non sono più sufficienti, forse ci vorrebbe un pochino più di sorriso invece di massacrare la vita con un'infinità di protocolli, di procedure, anche, devo dirlo, di leggi. Credo che il senso di giustizia che un bambino ha dentro vada assecondato e compreso, invece di essere punito in quelle dimensioni organiche che fanno parte dello sviluppo normale di un esserino che a 3 anni, a 5 anni, a 6 anni non ha ancora nessuna capacità di ragionare, nessuna capacità logica. E è un mondo veramente speciale, quello dell'infanzia. Io personalmente credo che dovremmo far giocare i nostri bambini e dovremmo anche cercare di insegnargli il giusto uso dei mezzi tecnologici, perché è ovvio, nessuno può nascondere l'importanza dello sviluppo tecnologico, sarebbe quantomeno stupido se non idiota, ma l'uso della tecnologia, quello forse potrebbe essere un'indicazione più importante. Questo è il mio telefono che suona, quindi già sono in punizione perché ho un presidente, e rispondo pure al telefono, sto facendo la mia conferenza. Se è arrivata, grazie e arrivederci, buongiorno. Ciao. Come vedete, è questa la realtà, ha squillato un telefonino. Il mio telefonino, ad esempio, come vedete, non ha internet, perché io credo che telefonare significhi telefonare. Anche perché ho provato ad avere uno smartphone, si dice così, uno smartphone, che poi è un phone dello smart, un nuovo modo di asciugarsi, in questo caso il cervello, ce l'ho avuto per un pochino e non facevo altro che andare a vedere cosa accadeva, internet, notizie, ti arrivano messaggi, WhatsApp, Whatrick, TrueClick e Frick in bocchi. Questa è la misera e stupida idea di un piccolo presidente di una piccola cittadina ridente, perché le cittadine in Italia non si sa perché, sono sempre da quando andavo all'elementare io, piccola città ridente, appollaiata, sono quasi tutte le cittadine appollaiate, che ti fa comprendere insomma questa condizione di serenità e di pace, signori miei, magari fosse così. Per cui eccoci qui, fuori da qui il mio adorato mister Perrone, che è un maestro del calcio, sta educando i nostri bambini, che sono i nostri calciatori, ad affrontare nel giusto modo una partita di calcio, con un grande agonismo, una grande unità, una grande determinazione. E questo quantomeno dovrebbe essere la ricetta per il conseguimento di risultati importanti. Grosso modo è quello che noi cerchiamo di fare a Monterosi. L'etica, no fair, no play, l'ho coniato io, che tradurlo è facile o anche impossibile, che significa, insomma, praticamente detto alla romana, stai buono, cioè partecipa, ma non esagerare, sii pieno di fervore agonistico, ma non spaccare le gambe a nessuno. E questo è il grande dilemma di sempre, ma di questo secolo ancora di più. Comunque io, come al solito, finisco la mia inutile chiacchierata augurando ogni bene a tutti gli uomini di buona volontà, a tutti i tifosi che sono stati vaccinati, cioè sono tifosi ma in senso intelligente, un grande augurio come al solito ai preti, ai sacerdoti e anche a Francesco, perché mi piace chiamarlo così perché io credo nella democrazia anche religiosa, sarebbe vergoglio, che ha una bella faccia, mi piace tantissimo. Vai Papa,
vai Papa. E quindi faccio l'augurio alle forze dell'ordine, a tutta l'Italia. Dice, come ti permetti di fare questa cosa? È semplice, posso permettermelo, no, perché sono in questo piccolo sito di un piccolo paese, essendo io un piccolissimo presidente. Quindi almeno questo credo mi sia consentito, sproloquiare, che poi se realmente sia uno sproloquio o una riflessione, come sempre, io lo deposito nell'intelligenza di chi vede e di chi ascolta. Viva l'Italia, viva il bel gioco e viva la sincerità, la trasparenza, l'onestà, la coerenza. Amen.